Pino Nano è un giornalista assai noto in questa regione, uno dei volti più popolari della Rai calabrese, un collega che ha affermato interessanti inchieste sociali, culturali, politiche, un collega che ha raccontato questa nostra regione con amore, questa nostra terra con amore, ne ha raccontato le sue tradizioni, le sue contraddizioni. Pino Nano era nel pieno della sua attività professionale quando viene accusato da un magistrato di avere truccato la sua laurea, di avere tramato sugli esami universitari. Insieme a lui viene indagato il professor Gamberara, che è un brillante professore dell'Unical calabrese. Inizia per Pino Nano, come per coloro che sono passati attraverso il calvario giudiziario delle, dei processi e delle accuse, inizia per Pino Nano un momento della sua vita particolarmente difficile. Vittima della gogna mediatico-giudiziario, viene mortificata la sua professionalità, viene infamata la sua storia professionale, viene mortificata la sua dignità. Dopo un po' di tempo Pino Nano viene assolto da un altro giudice con la formula più ampia e dunque Pino Nano era ed è una persona per bene. Pino Nano ha sacrificato un pezzo della sua vita, Pino Nano ha avuto distrutto un pezzo della sua vita per l'errore, per l'approssimazione molto probabilmente di un pubblico ministero. Ecco, quel pubblico ministero non avrà conseguenze di tutto ciò, Pino Nano le ha avute, così come tutti coloro che sono stati accusati e processati ingiustamente. Fino a quando il nostro paese non riuscirà a correggere questa anomalia, e cioè l'anomalia che anche nel sistema giudiziario chi sbaglia paga, questo paese non sarà mai un paese normale.